Noi diciamo no, non in mio nome, non si sfruttano esseri umani per speculazioni politiche, né tantomeno per un ricatto verso l'Europa. Un sit-in oggi qui a Ivrea per fare sentire la voce di tutti sul caso Diciotti. Sul caso Diciotti, ma non soltanto. Questa è stata un po' la punta dell'iceberg per adesso e quindi noi abbiamo detto no, non siamo con Salvini su questo argomento. Noi non siamo razzisti, xenofobi, eccetera, quindi questo aspetto umanitario non lo possiamo accettare, questa mancanza di umanità. Però sappiamo anche che il governo, così come si sta muovendo, e la destra, non soltanto la destra italiana, ma la destra europea, sta creando situazioni sempre più difficili, naturalmente prendendosela coi più deboli, no? Che sono poi una scusa per spostare l'attenzione dai problemi concreti che magari non si risolvono, e quindi prima ci sono stati gli zingari, oggi ci sono i migranti sotto tiro, domani magari qualcos'altro. Allora noi diciamo no e chiediamo al Comune di Ivrea che si faccia partecipe, no? Di portare presso le superiori istanze anche della Lega, ma non soltanto, che sono presenti nel Consiglio Comunale oggi, di portare la nostra richiesta dire di no a questa politica. E perché della Comune di Ivrea state raccogliendo delle firme in modo che abbia la forza di tutti i cittadini e i partecipanti? Sì, abbiamo preparato una lettera aperta da mandare al sindaco e naturalmente alla stampa, i cittadini stanno firmandola e abbiamo avuto anche adesioni, moltissime adesioni di tutti i partiti, di tutti i movimenti, di tutte le associazioni, vedete stanno ancora firmando e già stasera la lettera sarà consegnata al sindaco, che peraltro è qui, quindi la conosce e si farà carico poi di portarla in consiglio comunale. Anche perché stiamo vivendo un clima molto pericoloso e rischiamo di tornare indietro nel periodo veramente buio. Ah sì, non deve dirlo a me perché rappresentiamo un po', no? Quella, la resistenza, e io dico sempre che abbiamo combattuto allora, i nostri padri hanno combattuto allora per avere questa libertà, non ce la vogliamo far scippare da nessuno e quindi abbiamo come faro, come indicazione la Costituzione, i valori che ci sono nella Costituzione, che sono molto facili. Lo dico sempre alzando la mano, che sono la giustizia, la libertà, la solidarietà, la pace e la democrazia. E non è difficile da ricordare e vogliamo che questi valori rimangano e quindi saremo sempre contro qualsiasi forma di governo, qualsiasi persona che invece metta al primo posto l'odio, il razzismo, la xenofobia.